Cari amici Scuola di Botte, mi avete chiesto tante volte un allenamento così, a cacchio. Qual è l'allenamento a cacchio? È quell'allenamento che tutti possono fare, che può fare il vecchio, che può fare il giovane, che può fare quello che c'ha poco tempo, la casalinga, lo scureggione, il krav mago e il caccoloso. Aggiungiamo anche questa categoria. Per poter fare questo allenamento serve pochissimo tempo, la normalità, la strada, cioè una passeggiata per strada e nessun oggetto aggiuntivo, per ora. Però io vi posso consigliare di utilizzare gli integratori, ovviamente FoodSpring, perché in questo caso, quando voi vi allenate, l'Endurance Drink è il prodotto migliore per durare. Cioè, sono sali minerali di buon sapore, senza zuccheri, senza nulla, che potete usare all'interno del vostro shaker con l'acqua. L'altro prodotto che vi consiglio, eccolo qua, Workout Aminos. Buon sapore, facile da utilizzare, in particolare dopo, ma anche prima, perché vi dà comunque quella quantità di energia a utilizzare. E poi due novità, due shape shake vegani. Lo shape shake è sempre stato comodissimo, però tante volte il vegano, chi non voleva avere proteine e latte eccetera, non lo voleva utilizzare. Ecco qui la soluzione con due nuovi gusti, il dolce di latte e il macchiato al caramello. Trovate tutto quanto sul sito FoodSpring col solito link più il codice di sconto, perché usandoli tutti e due insieme avrete più sconto. Quando cominciate il vostro allenamento, ricordatevi sempre che l'abbigliamento è fondamentale. Non è che potete uscire di casa col pigiama, con la tuta bucata, con le scarpe del matrimonio. Cercate sempre qualcosa che vi permetta sia di avere un doppio strato, nel caso voi sudaste, una maglietta termica sotto e uno sopra che copre vento, sudore, che è inverno, regà, stiamo a fine novembre. L'altra cosa, un paio di pantaloni comodi e delle scarpe da ginnastica. Regà, le scarpe devono essere da ginnastica, magari da running, un po' ammortizzate e comode. Detto questo, il primo esercizio che voi farete quando uscite di casa è la camminata veloce. Cosa intendo per camminata veloce? La camminata veloce è una camminata al massimo della vostra velocità, cioè questo. Non è una corsa, perché sono due cose diverse. Nella corsa io ho tutto un altro andamento. La camminata veloce, in media vi consiglierei di andare al massimo della velocità a cui riuscite a camminare. Se avete un Apple Watch o un qualsiasi altro orologio che vi permette di misurare sia il battito, sia la distanza, sia la velocità, tenete sotto controllo tutti i parametri, dal cuore alla velocità, a tutto quello che praticamente sviluppate. Partite, cercate di muovere sia le gambe che le braccia, questo, perché se muovete sia le gambe che le braccia fate fluire meglio il sangue e parte tutto il lavoro. L'importante è che lavorino le gambe. In questo caso specifico io sono partito in salita. Una leggera pendenza può essere sicuramente utile, perché vi permette di lavorare di più. Come dosare questo lavoro? Partite con la prima settimana, fate 1 chilometro. Sembra poco, però con 1 chilometro potete andare tranquillamente. Seconda settimana 2 chilometri, terza settimana 3 chilometri. È incrementale, questa ancora prima di iniziare qualsiasi tipo di corsa. Un bel chilometro di camminata veloce e poi potete fare gli esercizi successivi. Un'altra cosa che può tornare utile è se trovate una scalinata. Qui noi siamo anche fortunati perché abbiamo una scalinata doppia. Scalini lunghi e scalini corti. Perciò i scalini lunghi sono all'inizio e i scalini corti sono poi alla fine. A che cosa può servire una scalinata? In realtà per fare tantissimi esercizi. Per esempio, già solo fare la scalinata a salire con dei balzi è un esercizio molto importante. Cioè arrivo qua, faccio questo. 1, 2, 3, 4. Come vedete io ho le cose in tasca, perché sto simulando proprio uno che esce di casa normale, con pantalone, una giacchetta e le cose anche nelle tasche, non è che sto uscito col super tecnico. Oppure potete anche fare gli affondi. Arrivo qui, affondo, salgo, affondo, salgo, affondo, salgo. Questo lo potete ripartire per tutta la scalinata. Se volete fare dei piegamenti, magari non ve vate a mettere per terra, non ce la fate, e trovate una sporgenza comoda come questa, potete fare dei piegamenti facilitati, cioè vi mettete qua, braccia strette, scendo e salgo,
Per esempio, respirare. È un esercizio molto banale, però è sempre utile perché vi permette di andare a stimolare quelle fasce muscolari che magari non avete usato in questo momento. Poi continuiamo sulla scalinata. Come vi dicevo, questa scalinata si sviluppa in più parti. C'è una parte curva dove puoi continuare a fare i balzi oppure puoi solo camminare e farla, perché questo già è molto faticoso. Con un po' di velocità, due balzi e vai su. Quando invece arriviamo su, che c'è lo scalino più stretto, possiamo fare degli altri esercizi. E si allena ovviamente pure chi fa le riprese, si allena. Vedi, lui è atletico, vedi? Lui ha fatto proprio l'esempio classico, no? Mi faccio passeggiare e torno a casa e faccio pure una cosa atletica. Allora, quando arriviamo qui, che ci sono gli scalini questi più corti, possiamo usarli per tanti piccoli esercizi. Per esempio, se poggio un piede qui e alterno saltellando, faccio questo. Ci posso mettere anche le braccia volendo. Non devono essere esercizi difficili, devono essere esercizi semplici. Tutto questo iter va fatto in massimo 10-15 minuti. Cioè, vi deve dare la possibilità di farlo tutti i giorni, anche quando non avete tempo. Quanto tempo mi ci vuole? 10 minuti, 15, 20 al massimo se volete metterci tanta roba. Ma io vi consiglierei inizialmente 10 minuti che fate per il chilometro e 5 minuti per gli esercizi. Perciò tra la scalinata, arrivare su, qua, ci dovete mettere 5-6 minuti di esercizio. Le pause ovviamente le decidete voi. Se avete questo, regolatevi col cuore. Vedete sempre quando il vostro cuore sta a una soglia o un'altra e misurate anche magari anche le calorie. Perciò una volta che avete fatto questo discorso qui, un altro esercizio che potete fare è lo squat jump. Gambe divaricate, fletto leggermente, salto, alzo, riscendo. Ricordatevi sempre di non buttarvi indietro. Gambe, piego, slancio, arrivo, allungo, rimango stabile, giro, scendo e riparto. Senza affaticarvi e riscendo. Se ci volete mettere pure un po' di addominali non fa mai male. Se state sulla scalinata è comodissimo, mettete le mani qua e lavorate. 1 2 1 2, frontale e richiamate. Questo perché vi fa appoggiare solo i glutei, non vi dovete sdraiare per terra. In quel caso vi servirebbe il materassino, comunque sporco. Mettere solo i glutei vi permette poi una spolverata e ripartire. Un'altra delle cose che consiglio: non fate questi esercizi in mezzo al traffico o zone comunque piene di gente o piene di automobili. Cercate sempre una zona più riparata, dove magari c'è anche un po' di verde. Se avete uno spazio verde, una villa eccetera vicino a casa, cosa migliore. Se invece vivete in città e ci sono degli spazi chiusi alle automobili, già è un vantaggio, come in questo caso, perché avete sia gli scalini, perché le macchine possono andare sui scalini, e anche lo spazio per allenarvi. Se non vi basta tutti gli esercizi e volete comunque bruciare un po' di calorie e mantenere un po' il fisico, fate i classici esercizi, saltellate sul posto, alzate le ginocchia, questo, aprite. Questo qua è molto semplice, lo potete fare in uno spazio ridottissimo, dovete solo alzare le ginocchia e andare in sincro col saltello e tenere le braccia alte. Dopodiché, quando avete finito, vi fate un po' di scioglimento, questo, banalissimo, aprite. Nulla d'eccezionale. Ricordatevi sempre che però un pochettino di stretching alla fine, anche 2 minuti, fanno sì che i muscoli inizialmente, il primo periodo, non rimangano contratti. Che poi la cosa più importante che uno si dimentica è la respirazione. Quando la respirazione non è corretta va faticata il doppio, perché andate in apnea. Invece voi respirate e potete pure continuare a camminare, potete continuare a fare tutta una serie di esercizi. L'obiettivo è quello di bruciare calorie, non è quello di mettere massa muscolare. Questi non sono esercizi per potenziarsi, sono esercizi per non mettersi sul divano e ingrassare in automatico. Avete mangiato troppo? Avete mangiato poco? Avete mangiato il giusto? Fate sempre comunque un pochettino di esercizi. Per concludere, che cosa vi serve? 10-15 minuti di tempo, 20 quando andrete un po' più a regime, 1 chilometro di camminata veloce e gli esercizi successivi. Se trovate una scalinata, tanto meglio, perché la scalinata vi permette sia di fare alcuni esercizi sia di avere questa fatica della pendenza della scala. Per il resto ricordatevi sempre un abbigliamento adeguato, sia abbastanza tecnico, non deve essere una cosa eccezionale, ma che non vi faccia sudare e poi
prendere freddo perché non c'avete lo strato giusto, perché arriva il vento mentre vi allenate, e alla fine tutto questo la costanza premia. 10 minuti oggi, 10 minuti domani, 10 minuti dopodomani, puoi saltare un giorno e poi riprendere. Questo vi permette di tenere sotto controllo tutte le calorie che avete ingerito e come le utilizzate. Detto questo, se volete altri video un po' più approfonditi su questo argomento, scrivete allenamenti. Altrimenti ci vediamo al prossimo video. Ciao!